corteo è partito proprio dal centro sportivo Ripamonti, chiuso da mesi per infiltrazioni mafiose. Ieri sera nel quartiere Afori di Milano, tanta gente per dire no alla mafia. Sfilano in centinaia ad Afori. Il corteo è intitolato C'è chi dice no ed è organizzato dal Consiglio di Zona 9. Famiglie, bambini, pensionati, cittadini, le bandiere di Sinistra Ecologia e Libertà accanto a quelle di Rifondazione Comunista, PDL, Lega, PD e dell'Associazione Libera. Una risposta all'incendio doloso nel centro sportivo di Via Iseo, avvenuto sabato scorso, dietro al quale c'è l'ombra dell'Andrangheta. La presenza di così tante persone della zona di Afori, della Comasina e di Bruzzano dimostra che queste intimidazioni non passeranno sulla testa dei cittadini. Una testimonianza che il quartiere e i quartieri sono vicini alle istituzioni ed è il motivo per cui come Consiglio di Zona abbiamo promosso all'unanimità, maggioranza e opposizione, questa iniziativa. Ricordate che c'è stato anche un altro negozio che è stato bruciato sempre nel quartiere Isola, quindi è una situazione che dobbiamo prendere subito in considerazione con fermezza e tutti quanti insieme, bipartisan. Il corteo si è concluso con la lettura di un messaggio del sindaco Pisapia nel parcheggio del palazzetto. Costruito nel 65, nel 2008 fu ceduto da Milano Sport alla società Milano Sportiva, controllata secondo gli inquirenti dal clan dell'Andrangheta dei Flacchi. A marzo il centro sportivo Ripamonti era stato chiuso dal prefetto Gian Valerio Lombardi per infiltrazioni mafiose e a fine giugno il comune aveva revocato la concessione d'uso a Milano Sportiva. Questo è un chiaro atto di chi vuole dire che senza di loro questi spazi non sono ad uso dei cittadini. Il comune invece vuole andare avanti e tutelare l'utilizzo dei cittadini e le associazioni che condividono i principi democratici. E a Milano inizia oggi